Pensato appunto che sarebbe stato necessario per parlare di questi 12 libri uno strumento simile a quello che ormai un secolo fa un contemporaneo di Franz Kafka, Franz Bly, scrisse con il bestiario degli scrittori, no? Ogni scrittore di quella generazione veniva avvicinato a un animale e ovviamente, come in tutti i bestiari, gli animali sono oggetto appunto di proiezioni allegoriche, simboliche, eccetera. E non sapevo come fare perché non sono creativo come Bly, mi è venuto in soccorso un libricino che ha questo formato, che chi ama la poesia ricorderà, è il formato dell'edizione di Vanni Scheiwiller, anche lui ci ha lasciato ormai tanto tempo fa, che ha scritto un poeta che naturalmente, date queste premesse, non ha voluto partecipare al premio. Questo poeta è Marco Giovenale, che ha costruito questo curiosissimo libricino che si intitola Vero metodo per la cernita dei poeti. In realtà è un taccuino, come vedete, in cui sono elencate circa 100 categorie, 100 sottospecie di poeti, e ciascuno che legga un libro di poesia può annotarsi, nel bene o nel male, il nome o il titolo. Vi leggo solo alcune delle categorie, sarebbero tutte da leggere. Ossidati dai cliché, brutalisti del kitsch, retori del buonismo o del cattivismo, cannibali anziani, ria avanguardiani a serramanico, sadiani setosi, nati nel 57, 1857, aniconici, aruspici, metallari, mitomodernisti, liricantropi, neofuturisti con la fissa delle maiuscole in giro per il foglio, zanzottiani senza Lacan, lacaniani senza Zanzotto, muti, giallisti, che però guarda cosa avevano nel cassetto, autocandidati al Nobel, ladri di cattedre, intortatori di direttrici di collane, inguainate nei tubini al reading, e poi quella che preferisco in assoluto, i chissà quanti. Ecco, i poeti sono tanti, almeno coloro che si considerano